questo pezzettino qui è l'unico pezzo che rimane in tutta Milano delle mura medievali. Mura medievali significa quelle edificate dopo il Barbarossa, dopo che c'è stato il 1162 il Barbarossa, e dopo hanno deciso che forse era meglio fare delle mura di pietra invece che delle strutture un po' banali che c'erano prima. E quando sono state fatte avevano sei porte, porta orientale, che oggi è la zona che vedete in Porta Venezia, porta romana tuttora visibile, porta ticinese medievale, non quella quindi il 24 maggio, ma quella vicino al Grom, porta vercellina che nella zona della torre di Ansperto, era nella zona, siccome non c'è più, porta comasina che è nella zona della porta Garibaldi che abbiamo visto, porta nuova ci siamo passati, ma ne parliamo un'altra volta, poi c'era porta Giovia, da cui poi c'è stato la rocca di porta Giovia, poi diventa il castello Sforzesco. Quindi questo è l'unico, questo pezzettino è l'unico pezzo che rimane. Viene qui messo senza praticamente neanche un cartello davanti. Vestigia della difesa di Mastro Guintellino, fossata levando circa Civitate, sì, attorno alla città, contro gli assalti del Barbarossa a ricordo della Lega Lombarda nel centenario del giuramento di Pontida, 1167-1966.